Galligioni, noi siamo qui con due tuoi CD, nuovi CD che hai dedicato a Johann Sebastian Bach. Ci spieghi un po' la nascita di questi due, capitolo 1 e capitolo 2, a violoncello senza basso. Johann Sebastian Bach nella carriera di un violoncellista intanto è il primo traguardo che si raggiunge quando l'insegnante ti dà la prima suite di Bach, il preludio, è una gioia immensa che si ricorda sempre. E poi le tappe della crescita strumentale sono segnate dalla presenza delle diverse suite. Noi sappiamo che più o meno sono una difficoltà crescente anche di come impegno strumentale, e quindi si studiano lungo tutto l'arco in conservatorio, e poi uno se li porta dietro perché sono pezzi così importanti che sono incredibili in tutto il percorso, tutta la carriera di uno strumentista. Il fatto stesso che qualcuno ti chieda di registrarlo è un punto d'orgoglio, perché non è facile oggigiorno che ci sia questa possibilità. Quando me l'hanno chiesto, io sono rimasto dubbioso per molti anni, perché il problema è: ho qualcosa di nuovo da dire su questi capolavori? E devo dire che io avevo iniziato a lavorare le suite anche con un liutista che mi faceva il basso, perché in realtà in questi capolavori c'è un basso sottinteso che noi non conosciamo e dobbiamo trovare, che non è scritto. Allora l'aiuto di uno strumentista armonico, per così dire, ti aiuta tantissimo. Allora poi ho iniziato a lavorare con Ivano Zanenghi, grande liutista, e quindi c'era il progetto di registrarlo così, con un liuto che ci facesse il continuo. Poi sì, poi no, poi alla fine ho incontrato un cembalista. Con il cembalista ho iniziato a lavorare sull'armonia e sulla possibilità di variare anche i ritornelli nelle suite. Perché secondo me l'errore che noi facciamo quando affrontiamo Bach è di considerarlo fuori dal suo tempo. Invece secondo me il grande rispetto che gli dobbiamo è proprio nel fatto di inserirlo nel suo tempo. Allora noi sappiamo che nel suo tempo i ritornelli venivano variati. Allora, toccare Bach però è veramente un'impresa, impegnativo e rischioso, se vogliamo. Quindi bisogna andare molto dentro nel suo linguaggio, capirlo, e come dicevo prima, mi sono avvalso anche dell'aiuto di qualcuno che dell'armonia ne fa il suo mestiere. Noi in genere sviluppiamo in orizzontale la musica. Cembalisti o liutisti la vedono in verticale, quindi lavorare con loro è stato molto utile. In questo caso Andrea Perugi mi ha aiutato moltissimo dal punto di vista armonico per capirlo. Il lavoro che ho fatto nei ritornelli è talvolta leggere quello che ha scritto Bach e pensare all'idea primigenia, cioè come se lui avesse voluto scrivere gli abbellimenti già. Quindi ho in certi casi semplificato la scrittura, e in altri casi invece ho cercato di, prendendo le cellule che lui ci dà, ci offre, provare a variare all'interno qualche cosa. Quindi è una lettura secondo me molto personale, ma molto fedele rispetto all'epoca in cui viveva Bach. Quindi è stato
E questo che cosa comporta? Comporta che bisogna entrare dentro la scrittura bacchiana, perché quando si inizia a manipolare o a maneggiare la materia musica, la materia suite, bisogna averla capita o aver provato ad entrarci molto dentro. Quindi questo è un lavoro che secondo me, come sempre, affrontare una registrazione significa cercare di studiare a fondo la musica. Ecco, quindi questo è il lavoro che ho fatto. E per esempio sulla quarta suite ho inserito due double, come Bach fa nelle sonate partite per violino, e quindi cercare anche di fare un lavoro in quella direzione. Ecco, quindi la mia idea è dare una visione nuova, che probabilmente io ipotizzo sarà quella che si dovrà o si farà nei prossimi anni. Abbiamo questi due CD in una edizione limitata. Ci spieghi un po' questa casa editrice, Fra Bernardo, di che casa editrice si tratta? È una casa editrice austriaca con cui avevo già lavorato in passato, e con loro sono usciti dei dischi interessantissimi: Le lacrime di Dolan, con un consort di viola da gamba che è Gambe di legno consort. È divertente, ma perché siamo tutti musicisti di altro strumento che suonano viola da gamba per diletto, e quindi è il diletto dei dilettanti dell'epoca, cioè farlo veramente per passione. Quindi anche il nome è divertente, ma sì, non so, sottintende un grosso lavoro sotto, ma il suonare per diletto è la cosa più bella che ci sia. Sempre con lo stesso gruppo, abbiamo fatto con Sara Mingardo e Silvia Frigato i duetti di Marcello, e abbiamo affiancato i duetti per due voci a basso continuo, le sonate per due violoncelli o due viole da gamba e basso, sempre di Benedetto Marcello, e le abbiamo suonate con due viole da gamba e basso. Questi sono i lavori prima di... Sempre con questa casa editrice. E dunque, qui abbiamo cinque suite bachiane. Il prossimo passo sarà? Il prossimo passo sarà... La storia è sempre molto lunga, ogni disco ha una sua vita e una sua storia. Allora, la mia prima idea era trascrivere della musica per altro strumento solo di Bach, per violoncello a cinque corde, perché la sesta suite è violoncello a cinque corde. Allora, ho iniziato a trascrivere qualche cosa dalle sonate partite, ma non mi convinceva. Ho trascritto la partita per flauto solo, ma non mi convinceva. Ho trascritto Bieber, la Passacaglia, e niente, neanche quella. Pisendel per violino solo, niente. Telema. ho passato mesi, i mesi di lockdown, a trascrivere musica e a provare la musica, ma mi sono convinto che la trascrizione è sempre una trascrizione. Cioè, a volte funziona, non me la sentivo mia, e non sentivo che potesse dare qualcosa in più a questo progetto. Quando si fa una sesta suite, la sesta suite è il paradiso. Dopo tutto, dopo una storia e una vita, per me le suite raccontano la storia, una vita proprio. E se la quinta è la morte, forse questo, la sesta è un re maggiore che è luce. E quindi non sono riuscito a trovare nulla per violoncello solo, e quindi ho inciso già delle altre composizioni per violoncello continuo della famiglia di Bach. Tutto quello che noi abbiamo dei figli o nipoti di Bach l'ho messo dentro, e lo ascolterete a breve, penso. Francesco Galligioni, noi ti ringraziamo per appunto il dono di questi due CD che avremo molto piacere ad ascoltare. E in chiusura, c'è forse un brano
una suite che ti è particolarmente cara da questa scelta che tu ci hai proposto? Allora, fino alla registrazione di questi dischi la mia preferita in assoluto era la terza, perché corrispondeva a una tappa della mia crescita strumentale e ricordo chiaramente questa lezione a Padova con Teodora Campagnaro e questa terza suite che ho eseguito da capo a fondo e finalmente avevo trovato un senso in quello che facevo grazie all'insegnamento di questo straordinario violoncellista. Non sopportavo la quarta suite perché la trovavo difficilissima. Dopo un lungo studio e la registrazione, la quarta è diventata in assoluto la mia favorita. Questa è la vicenda. Forse fino a stasera, poi domani non lo so.